Cosa vuol dire pensare in un'altra lingua? Cioè, sembra molto confusione eppure diverse opinioni rispetto a questa domanda. Perché quando tu devi dire qualcosa, prima hai l'idea in mente e poi cerchi la forma di esprimere quello che pensi. La domanda è: l'idea che ce l'hai viene collocato in una forma essenziale con le parole che usi per dire quest'idea. Cioè, per esempio, se io devo dire ho bisogno di qualcosa, ho l'idea di avere bisogno di qualcosa e poi dico ho bisogno di qualcosa. Ma se io dicessi anziché ho bisogno di, se io dicessi I need, che in inglese è need, o in francese j'ai besoin de, o in spagnolo necessito, c'è qualcosa molto diverso, cioè non è che ho sempre l'idea di bisogno e sto usando altre parole per esprimere la stessa cosa. Quando le persone dicono se tu, quando parli un'altra lingua, tu per avere la fluidità in questa lingua, bisogna pensare nella lingua. Cosa vuol dire questo? Cioè, necessito o j'ai besoin de. C'è qualcosa che cambia, ad un livello fondamentale? Cioè, quando tu usi altre parole, quando utilizzi un altro accento, cosa è cambiato tanto? Non sono sicuro, sinceramente. Secondo me, io sono insegnante di inglese e poi ho esperienza con parlare spagnolo, un po' di francese, riesco a parlare italiano, penso che posso gestire delle cose in generale. Per imparare una lingua è sempre un processo di ascoltare una frase e praticarlo. Si tratta di ripetizione soprattutto. Per questo, se c'è una frase in italiano che assomiglia a qualcosa in spagnolo o inglese, ovviamente è più facile da imparare. Perciò molti dei miei studenti che imparano l'inglese sempre mi chiedono qual è la forma che assomiglia più all'italiano, così lo possono memorizzare con più facilità. Questo in inglese perché abbiamo spesso due forme di dire una cosa, perché abbiamo le radici latine anche anglosassone. Quindi il punto è che siccome loro hanno più familiarità con un'espressione italiana, se c'è qualcosa in inglese che assomiglia a questo, è più facile da ricordare. Ma se tu dici qualcosa 5-7 volte ogni giorno, questa cosa diventa, come diventa facile da dire, ovviamente. Quindi se tu dici ogni giorno necessito, 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 necessito tenere algo, alla fine questa cosa diventa così facile come dire ho bisogno di, no? Perciò ci sono delle parole che esistono in italiano che vengono direttamente dall'inglese. Anche in inglese abbiamo delle parole con origine francese, per esempio je ne sais quoi. Allora, una persona inglese può dire it's a certain je ne sais quoi, è un certo tipo di je ne sais quoi, cioè non so, ok? Ma non è che quando questa persona utilizza la frase francese sta pensando all'improvviso in francese, ovviamente no, sta sempre pensando in inglese, ma c'è questa frase che fa parte della lingua, che ha un certo significato, che si capisce siccome questa frase è così utilizzata. Siccome noi siamo tutti esseri umani, penso che abbiamo le stesse pensieri, cioè impossibile no, cioè, abbiamo un concetto di avere fame, per esempio, o abbiamo sette, o bisogno di avere sesso, che ne so.
Quindi poi, siccome c'è molto connessione tra le nostre nazioni, c'è Inghilterra, Francia, Germania, Italia, perlomeno Europa, abbiamo molte cose in comune, cioè nelle nostre lingue, soprattutto perché tutti derivano del latino. E quindi, perciò non è che le strutture delle nostre lingue sono molto differenti uno rispetto all'altro. Forse se io, come un inglese, dovessi imparare cinese o giapponese, ci sarebbe qualcos'altro, cioè un po' di difficoltà in più, siccome loro forse pensano ad un'altra maniera. Ma secondo me non possono pensare troppo diversamente perché sempre sono persone, sempre sono umani, quindi è impossibile che loro avessero dei pensieri completamente diversi. Cioè, la mente umana è soltanto capabile di avere una certa quantità di pensieri, altrimenti non saresti umano. E perciò io sono un po' dubbioso, si può dire, cioè, non sono convinto di che quando una persona inizia a parlare un'altra lingua sta realmente pensando ad un'altra maniera. Per me è solo che lui si è abituato di parlare con altre parole praticamente. Quindi è sempre questione di familiarità. È ovvio, la pronuncia è qualcosa che deve superare, ma è un altro assunto questo. Quindi per me la cosa più importante è trovare la frase giusta per esprimere quello che vuoi dire. Cioè, quando hai un concetto, per esempio, tu hai fame, tu devi dire come esprimere questo, francese, j'ai faim, o tengo hambre in spagnolo, per esempio. In base di questo tu imparerai molto veloce la lingua, cioè non devi pensare come faccio per pensare in questa lingua, no, cioè, tu impari le frasi e con ripetizione e col tempo inizierai a parlare bene la lingua, perché alla fine siamo tutti umani, non è che puoi pensare così diversamente, è tutto.